Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi monteremo altre uscite del Mazinga Z. Le dovremmo fare 12 perché mi è arrivato anche un altro pacco e fino al numero 30, quindi dal 20 al 30 sono 12 numeri. Cioè no, scusate, fino al 31, ecco. Allora, comunque andiamo a vedere il primo pacco, quindi con contenenti, come ben sapete, ormai sono quattro numeri. Abbiamo il numero, praticamente numero 20, vedete? Spettacolo. Poi abbiamo numero 23, vado in ordine casuale. Poi abbiamo numero 22, guardate che spettacolo, sono un po' tutti uguali, ma comunque vedremo un attimo cosa bisogna fare dopo. Numero 21 e 20, sì, perché si ripetono con il braccio destro. E numero 21, quindi quello è il numero 21. Andiamo a vedere adesso. Facciamo il video del numero 20. Andiamo a vedere che cosa c'è da fare. Ed eccoci qua con il numero 20. Andiamo a vedere un attimo cosa c'è da fare. Comunque, l'opera è composta da 100 uscite. E la prima uscita ci abbiamo dato 2 euro, poi la seconda 7 euro, e dalla terza in poi 13 euro costa. E niente, quindi abbiamo l'articolazione della spalla destra, spettacolo, quindi abbiamo fatto la stessa cosa con la spalla sinistra, quindi andate a recuperare il video dove faccio vedere questo montaggio del braccio sinistro e bisogna fare la stessa cosa con quello destra, quindi quello di destra. Quindi io stoppo la parte e ve la faccio vedere dopo, ma adesso andiamo a vedere un attimo il libro. E prossimo numero avremo il braccio destro, come vi avevo detto, numero 22, quindi numero 21 e numero 22 si ripetono per il braccio destro, però. E il jet scande e due ali per Mazinga si parla. Molto bello, io lo sto leggendo, è veramente spettacolare. Sono già al numero 13 perché devo recuperare i numeri da leggere. Una prova di coraggio, quindi qua c'è un altro mostro da sconfiggere e una copertina bellissima di Mazinga Z. E poi abbiamo il braccio destro nella prossima uscita, come vi dicevo. Allora, adesso andiamo a fare il numero 20, poi ci vediamo sempre qua sul canale e quindi ci vediamo tra un minuto con tutto montato. Allora, eccoci qua con il numero 21, no, 20, scusate, e praticamente abbiamo fatto la stessa cosa con quello di sinistra e questi sono i componenti da conservare come abbiamo fatto nell'altra uscita. Quindi adesso velocemente spediti andiamo subito al numero 21, dai, andiamo a vederlo. Allora, nel fascicolo numero 21 del Mazinga Z vediamo un attimo che cosa c'è da fare. Il braccio destro, che i passaggi sono uguali a quello del sinistro, quindi anche qua non vi faccio vedere. E anche perché sennò diventerebbe troppo complicato. Ci sono i raggi fotonici, no, i missili perforanti, e è un po' lunghino anche come passaggio. Comunque, nel prossimo fascicolo vedremo robe interessanti. Quindi inizieremo l'avambraccio sinistro, parte 1. Poi si parla del duello nella città fantasma, quindi un altro mostro meccanico che si chiama Winder e A2. E poi abbiamo il barone Ashura. Questa volta non c'è il bossetto e ci sono solo due pagine e basta perché il montaggio è lungo. Quindi nella prossima uscita, nel numero 22, andremo a vedere l'avambraccio sinistro 1. E niente, andiamo a montare il numero 21 e noi ci vediamo tra un secondo qua sul canale sempre. Ed eccolo qua, anche l'altro braccio destro, una parte del braccio destro è conclusa, anche questo. E allora, io ho fatto fatica un po' con le rampe dei missili perforanti che ho dovuto metterli qua dentro, ma li mettevo nel verso sbagliato, dopo ho capito, e quindi adesso sono a posto. Quindi adesso andiamo a vedere il prossimo fascicolo numero 22. Dai, andiamo a vedere il montaggio. Allora, nel numero 22 si monta l'avambraccio sinistro, sembra un po' il corpo umano perché con questi articolazioni qua mi ricordo il corpo umano che era da fare così. Vabbè, perché tempo fa ho fatto anche corpo umano, ma storia lunga, comunque non vi sto neanche a spiegare. Vabbè, l'avete visto anche una parte nel canale, ma proprio poco poco. E bisogna mettere i magneti, quindi nella prossima uscita abbiamo l'avambraccio sinistro parte 2, quindi si conclude
si continua con l'avambraccio sinistro. Mi sono dimenticato di farvi vedere una cosa, ma ve lo faccio vedere meglio nel dettaglio in questa uscita. Lame Scrander dopo il fascicolo, distruzione in volo si parla e basta. Quindi abbiamo la fortezza subacquea di Salus e il bossetto che abbiamo le la Scarlet mobile, bellissima. Nella prossima uscita abbiamo detto l'avambraccio sinistro, ma adesso vi voglio far vedere una cosa. Vedete che ha la pellicola, questo fantastico braccio qua, per non rovinarlo. L'avambraccio, vedete, ha la pellicola, e questo è il primo modellino che ho fatto qua in Italia. Cioè, ovviamente l'hanno fatto però con la pellicola, ed è stato il primo modellino per io che io sappia, ecco. Allora, adesso faccio il numero 22, poi dopo noi ci vediamo con la parte conclusa che vi spiego cosa ho fatto. Dai, andiamo a vederla. Allora, abbiamo fatto, ragazzi, abbiamo fatto questo pezzo qua che vi faccio vedere adesso il disegno. Praticamente dobbiamo mettere dentro un giunto di plastica, vedete, e dopo dobbiamo chiuderlo. Quando l'abbiamo fatto bisogna serrarlo con le viti che ci danno. E poi dopo ho fatto un po' fatica con il secondo, ma il primo è stata una cavolata. Vi danno una cosa in plastica, perché questo pezzo è in plastica, ma anche questo è in plastica, ragazzi, almeno un po' di plastica, dai, si vede. E niente, dopo praticamente ho messo il magnete dentro e questi serviranno per mettere l'altra parte, che dopo è calamitata. Sono fortissime, quindi fate attenzione alle calamite, anche perché mi hanno smagnetizzato un cacciavite, ho dovuto rimagnetizzarlo con la calamita. Poi dopo le ho messe e le ho fissate tutte e due, e questo è il risultato completo, vedete? Quindi è facile facile, a parte un po' le calamite, ma se ci prendete la mano ce la fate. Io il primo l'ho fatto al primo colpo, il secondo ci ho messo un pochino di più, però l'ho avvitato fino in fondo perché questo si muoveva, adesso non si muove più. Questa parte invece è in metallo, ragazzi. Adesso andiamo velocemente a vedere il numero 23, dai, ultimo di questo pacco. Ed eccoci qua con il fascicolo numero 23. Andiamo a vedere un attimo che cosa bisogna fare. Comunque è l'avambraccio sinistro parte 2, e qua abbiamo un sacco di passaggi, mettere il magnete e tutto quanto. Poi nel prossimo numero avremo l'articolazione del gomito sinistro, quindi non vedo l'ora di farvela vedere. I capricci di Yuri, quindi stiamo andando avanti con il braccio sinistro tutto quanto. E poi dopo vediamo un attimo cosa si parla. E questo è un bossetto bellissimo da copertina, magari lo metto in questo video come copertina, vediamo un attimo. E poi abbiamo il conte Blocken, che è un personaggio di Mazinga. E poi dopo abbiamo nella prossima uscita, come vi dicevo, nel numero 24, l'articolazione del gomito sinistro, è un altro unboxing, cioè un altro pacco. Vedremo un attimo come va avanti, come procede. Adesso faccio il numero 23 e poi ci vediamo sempre qua sul canale tra un minuto. Dai, andiamo a vederlo. Allora, abbiamo fatto il passo del numero 23. Allora, praticamente dobbiamo mettere la stessa cosa che abbiamo fatto, che vi ho fatto vedere prima. Vedete, qua ci sono altri due magneti che ho messo. Poi dobbiamo mettere un giunto sferico, che è questo, per tenere poi la mano. E dobbiamo mettere anche dopo, per fissarlo, una vite lunga per fissare questo pezzo in plastica, e una vite lunga e una rondella, e infine un dado per fissarlo del tutto. Poi dopo dobbiamo fissare i due magneti, quindi quale che li ho messi semplicemente, e dobbiamo chiudere, quindi dobbiamo mettere il giunto sferico e dobbiamo collocarlo. Vi faccio vedere un attimo una cosa, in due segmenti, vedete, quindi in due segmenti qua, e bisogna controllare, e poi dopo fissarlo con quattro viti, e questo è il risultato concluso per il momento del Mazinga Z. Adesso andiamo a busso a vedere il numero 24, spero che sono stato chiaro nella spiegazione del numero 23. Andiamo a vedere che cosa bisogna fare nel numero 23, che c'è un altro pacco, vi faccio vedere prima il pacco. Eccolo qua, allora abbiamo dal numero 24 al numero 27, vi faccio vedere un attimo, questo è il numero 27, l'altro braccio si vede,
quindi un po' ripetitivo il montaggio di questi numeri. Poi abbiamo numero 25, bellissimo, e numero 24. Vi dico già che nell'altro pacco è un po' ripetitivo anche l'altro pacco, perché devo fare la stessa cosa, eccetera, dell'altro braccio però. E numero 26. Andiamo a fare il numero 24 immediatamente. Dai, andiamo a vedere cosa c'è da fare. Allora, andiamo a vedere il numero 24, che è l'articolazione del gomito sinistro. Vedete un po'. Allora, dobbiamo fare questa operazione qua. Fantastico, bello. Quindi si va a recuperare un numero che abbiamo fatto e poi niente, e attaccarlo nella parte del montaggio sinistro. Attenzione, braccio sinistro o destro? Ah no, destro e sinistro, scusate. Questo è il prossimo numero, che sono gli scuri atomiche, braccio sinistro. Bene, quindi dopo si conclude del tutto il braccio sinistro. Dopo faremo il destro. Le croci del sud e un attacco rotante, si parla un po'. E abbiamo anche l'attacco del robot supersonico, che ci sta benissimo. E poi niente, dopo nel prossimo fascicolo abbiamo detto che abbiamo le scurie atomiche. Noi andiamo a fare il numero del montaggio numero 24 e poi ci vediamo fra un minuto. Allora, guardate che spettacolo di pezzo, di componente. Vi faccio vedere un attimo le fasi. Allora, praticamente abbiamo fatto la prima fase, che va con l'O-ring, eccetera. Bisogna mettere l'O-ring, è semplicissimo. Poi dobbiamo prendere questo pezzo sempre di plastica e mettere un giunto sferico e avvitarlo con la vite. Fatto questo, dobbiamo alloggiarlo nella parte che abbiamo assemblato nel numero 19, nel braccio sinistro. E dobbiamo concludere. Io ho fatto un po' fatica, bisogna mettere un perno in metallo all'interno, però guardate il senso per bene, e va. Cioè, non vi, se vi sbagliate, dovete toglierlo e rimetterlo come ho fatto io. Infatti, c'è dopo la sede della copertura, e dopo bisogna fissarlo con una vite. E questo è il risultato. Così si chiude e si apre. E poi dobbiamo recuperare il numero 20, no, l'avambraccio sinistro del numero 23, e bisogna inserire il pezzo all'interno, vedete? Quindi, cosa fa adesso? Andiamo a vederlo subito. Praticamente si piega e è veramente un bel pezzettone. Vedete? Si piega. Va ad incastro questo pezzo all'interno. Spettacolo però. Vedete? Questo è uno spettacolo immenso. Quindi questo è il braccio sinistro. Poi andremo a fare anche il braccio destro. Dai, andiamo a vedere la prossima uscita. Numero 20 e 25. Dai. Allora, andiamo a vedere il numero 25, le scure atomiche, braccio sinistro. Guardate che spettacolo e quanti passaggi ci sono, veramente tanti. Veramente uno sbandello, ma sono fatti bene. Ovviamente le lame sono finte e tutto quanto, non vi potete tagliare. Vedete, per avere il risultato di questo. Quindi l'avambraccio destro, 1 nella prossima uscita. Genosuke Yumi si parla, e poi i tre fratelli Aeros, sono altri mostri meccanici. Poi andiamo a vedere la prossima pagina, Mazinga Z, un bossetto, e poi abbiamo, come vi dicevo, l'avambraccio destro, quindi 1, e si ripetono le stesse fasi, come potete notare, come ho fatto nel braccio sinistro, stessa cosa. Fuori ripetitivo, io faccio il numero 25 e ci vediamo tra un secondo qua. Allora, ragazzi, guardate che spettacolo, le scurie atomiche, quelle che qua praticamente si staccano e si possono rimettere in qualsiasi momento, ma vi faccio vedere come si fa. Allora, ci vuole la colla, vi dico già, non ci vogliono viti né nient'altro, però la colla sì. Allora, praticamente prendiamo la scura atomica in plastica e lo mettiamo nelle fessure. Fatto questo, mettiamo anche i due magneti, che ce ne sono quattro, due con la S rivolta verso l'interno, che non ve l'ho detta questa cosa, anche nel braccio interno uguale. Poi cosa facciamo? Dopo dobbiamo applicare dei punti di colla, vedete, in questi sei
buchini qua e incollarlo. Stessa cosa con l'altro, quindi facciamo gli stessi procedimenti. E poi dopo, per avere il risultato concluso di questo fantastico braccio qua, vedete? Spettacolo. Quindi nel prossimo numero andremo avanti con l'avambraccio destro, che si ripetono le fasi. Io non vi faccio vedere nemmeno il montaggio dell'altro numero e non vi spiego nemmeno. Quindi adesso andiamo subito a vedere il numero 26 e poi vediamo cosa bisogna fare. Ed eccoci qua con il numero 26. Allora, l'avambraccio destro si parla e sono sempre le stesse fasi, come vi avevo detto. Poi nel prossimo numero andremo avanti con la parte 2, quindi si concluderà l'avambraccio destro. E poi si parla del jet peel, che fra un po' andremo a costruirlo, ho visto, bellissimo, non vi posso dire nulla. E poi c'è Ryo contro Ashura, faccia a faccia, fantastico. E niente, dopo c'è Afrodite A. E questo è nel prossimo numero, quindi andremo a montare l'avambraccio destro 2. Dai, andiamo a vedere che cosa... cioè faccio il montaggio, poi dopo ci vediamo sempre qua fra un minuto, dai. Vedete ragazzi, l'ho fatto. Non vi spiego nemmeno i passaggi di montaggio perché avete già visto il braccio, per il braccio sinistro. Allora, io l'unica cosa che ho sbagliato, i magneti dovevano andare qua, ma comunque vabbè, dopo faccio viceversa nella prossima uscita. Quindi andiamo subito immediatamente al numero 27 velocemente, che è l'ultimo di questo pacco qua. Andiamo a vederlo. Allora, nel numero 27 abbiamo le fasi di assemblaggio che sì, abbiamo già visto nel braccio sinistro, ma nella prossima uscita c'è l'articolazione del gomito destro, quindi si ripete anche qua. E poi abbiamo la cattura di Afrodite a Sipalla, quindi è un personaggio fantastico. Poi vediamo un attimo, oh bello questo, è un bossetto del poster di Mazinga Z, bellissimo anche questo, è uno da copertina. Poi abbiamo Sewashi, Nozori e Morimori, bellissimo. E nel prossimo numero, come vi ho detto, c'è l'articolazione del gomito d'astro. Io vado a fare il passaggio del numero 27 e ci vediamo qua fra un po'. Ta-da-dam, eccolo qua, il numero 27 completo, l'altro braccio d'astro. Adesso andiamo a vedere il numero 28 più il box e poi ci salutiamo. Dai, andiamo a vedere quelle due uscite lì che devo fare. Allora ragazzi, questo è un altro box dal numero 28 al numero 31. Allora abbiamo anche un omaggio che dopo vediamo un attimo. Allora, numero 29 abbiamo, che si ripete, il braccio, poi guardate, Tardam, Overpeed, numero 30 e numero 31 c'è anche l'Overpeed. Quindi si va avanti, perché ho visto che in Giappone e con l'Overpeed si finisce il numero 36, poi non so in Italia, numero 28 era quello, e poi numero 31, vedete, quindi si procede con l'Overpeed. Vediamo un attimo il numero 28, dai, andiamo a vedere, prima vi faccio vedere questo regalo che ci hanno dato. Allora, questo regalo qua che ci hanno dato, praticamente sono i figurini di Koji Kabuto, vedete che spettacolo, bellissimi. Voglio far vedere un attimo nel dettaglio se non è se non si apre con lo scotch. Questi sono da collezione e solo per gli abbonati, in edicola non li avete. Vedete, sono fatti veramente bene, a parte che manca il colore, che non ce l'hanno dato, però sono carinissimi, quindi niente. Andiamo a vedere subito, senza perdersi in nessun tempo, numero 28. Allora, il numero 28 si presenta così, l'articolazione del gomito destro si monta, quindi abbiamo fatto la stessa operazione con quello di sinistra, quindi non ve lo faccio vedere, anche per motivi di tempo, e questo è il risultato concluso, vedete che spettacolo. E la prossima uscita, anche qua c'è le scurie atomiche, nel numero 29. Il jet peel 2, vedete, ha i comandi del peel. E niente, dopo manca solo il numero 30 e 31 da farvi vedere, però dopo io ci penserò. Allora, poi abbiamo un inviato scuro piano per rubare la Superlega e basta. Andiamo a fare il numero
28 il montaggio, poi dopo vi faccio vedere il numero 29 che è l'ultimo, le scurie atomiche. Braccio d'asso, dai, andiamo a vedere il numero 28 tra un minuto. Ed eccoci qua con il fascicolo numero 28 completato, quindi abbiamo il braccio anche destro completo. Adesso andiamo a fare il numero 29 e poi ci salutiamo. Spettacolo, anche questo fatto bene, questo regge di più, però ci sta benissimo. Ho fatto un po' fatica con la parte qua per incastrare questo perché l'avevo messo all'incontrario. Comunque vabbè, ho risolto. Dai, andiamo a vedere il numero 29. Allora, sono sempre le stesse fasi, quindi non ci soffermiamo più di tanto. E niente, bisogna incollarle tutte quanto. Nel prossimo fascicolo abbiamo l'overpill parte 2, perché no, la parte 1. E dopo andremo in un altro video a farlo. Non vedo l'ora di farlo vedere. E magari in un altro pacco. Più uscite sono, meglio è. Una vittoria in extremis. Adesso non ho più pacchi per il momento perché li ho conclusi per il momento. E niente, parla negli episodi della serie. Poi abbiamo Gonagai e Yukimasha Iwata, prima parte. Spettacolo, spiega un po' la storia del Mazinga. E niente, dopo abbiamo, come vi ho detto, una piccola parte dell'overpill, quindi vedremo qualcosina, c'è già della roba che si può illuminare, io non vedo l'ora di farvelo vedere, ma magari nel prossimo numero. Quindi io vado a fare il numero 29 e poi ci salutiamo. Ok, tra un minuto sono qua. Ed eccoci qua, allora abbiamo completato anche questo, le scurie atomiche, quindi abbiamo messo anche queste come l'altro braccio, quindi abbiamo escluso i numeri per il momento dal numero 20 al numero 29, un gran recupero, dai, e andremo avanti a breve con un altro video. E adesso abbiamo due uscite da parte. Comunque, mi raccomando, non mancate al prossimo appuntamento del Mazinga Z. Quindi mettete un bel mi piace sotto a questo video, commentate, iscrivetevi. E questo è tutto da Super Games Modellista 00. E noi ci vediamo al prossimo video. Adesso vi faccio vedere l'anteprima del prossimo video. Comunque, è uno spettacolo immenso perché sono calamitate queste scurie atomiche. E si possono attaccare o mettere, quindi potete decidere voi se le volete o meno. Abbiamo fatto braccio destro e braccio sinistro, dal numero 20 al numero 29, ripeto. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao, al prossimo video, ciao. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Guardate oggi che cosa vi porto. Vi porto e parleremo del film di The Marvel.